Quest'anno tante novità per quanto riguarda i dolci della tradizione pasquale. Qui ci sono tanti coniglietti di cioccolato bianco. Confermo. Oltre alle uova, alle semplici uova, quest'anno abbiamo voluto proporre dei coniglietti fatti sempre con lo stesso procedimento di un uovo classico, però vengono fonduti con cioccolato bianco e cioccolato al latte. Qual è la particolarità di questo coniglietto? Allora, quest'anno abbiamo deciso di montare i coniglietti su una base biscottata decorata con pasta di zucchero al pistacchio, molto belli da vedere, soprattutto da gustare, perché appunto si può mangiare tutto. Ma sta cambiando la tradizione pasquale? Ma no, qui è giusto per accontentare i bambini, infatti gli abbiamo aggiunto anche delle ovette piccoline pasquali, così rimane sempre la tradizione di Pasqua. Queste non sono uova, sono sculture di cioccolato. Esatto, Daniele, infatti ogni anno cerchiamo sempre di stare al passo con la moda. Ormai l'uovo tradizionale si può dire che non è più richiesto come prima. Ormai la gente cerca sempre qualcosa da postare sui social, qualcosa sempre di diverso e di attraente. I bambini le hanno trovate, prova a prenderle anche tu. Ma che sorprese ci sono all'interno? Soprattutto per i bambini. Poi ci sono, per quanto riguarda le fidanzate, bigiotteria, e poi proponiamo anche magari delle sorprese personalizzate. Bene, le han trovate, prova a prenderle anche tu. È il picnic della buona Pasqua, è il picnic dell'amicizia, è il picnic del coniglietto. Tanti auguri. Questa è una colomba tradizionale al pistacchio e invece questa è una colomba personalizzata. Certo, abbiamo creato un sacco con all'interno una colomba tradizionale con gocce di cioccolato, noce cioccolato, frutti di bosco. Quindi non ci sono soldi all'interno di questo sacco? Ma no, c'è solo una colomba che è molto preziosa perché è artigianale. Ma c'è anche l'uovo di macarones. Sì, infatti la novità assoluta di questa Pasqua 2018. Ma queste uova non sono solo di cioccolato? No, ma sono anche di fragola, pistacchio e limone. E da questo tempio della dolcezza, prima di rompere le uova, auguriamo a tutti voi una buona Pasqua!